Ed eccoci qui, ben ritrovati, siamo finalmente di nuovo in diretta, sono le 15.04, insomma abbiamo avuto un po' di settimane di assenza, il Covid ha colpito anche me, ma insomma questa volta ho vinto io e quindi siamo di nuovo insieme a voi per raccontarvi il territorio. Ovviamente approfitto per fare gli auguri a tutte le donne, per ricordare insomma una tragedia che ha visto coinvolte tantissime donne un po' di anni fa, ed è quello il senso secondo me di questa giornata. Giornata che non dobbiamo dimenticare. Rispetto al Covid, io dal mio piccolo vi consiglio, mi raccomando ancora di utilizzare le mascherine. Noi oggi qui in studio abbiamo finestre aperte e rispettiamo la distanza chiaramente di sicurezza, perché l'unica cosa che ci protegge dal Covid, e lo dico per esperienza vissuta, è proprio la mascherina. Allora, tornando a noi, al territorio, prima di dare la parola all'ospite che oggi in studio, faccio brevemente un resoconto delle puntate precedenti. Insomma, come avete visto c'è stato questo rinvio delle elezioni ad ottobre. Questo significa che c'è sicuramente più tempo per riorganizzarsi, per creare dei progetti, ma c'è anche chi i progetti li ha creati già da tempo. In questo caso risaluto Alfonso Liguori, Alfredo Liguori, questo è il Covid, mi ha preso la testa. No, Alfredo Liguori, che effettivamente il cui progetto è già in cammino da tempo, quindi non c'è bisogno di aspettare questi ulteriori mesi perché il progetto lo hai già presentato in precedenza. Quindi questo rinvio per te è un vantaggio o uno svantaggio, Alfredo? Io prima di iniziare vorrei, insieme a te, faccio gli auguri a tutte le donne, però oggi veramente sono venuto qua per un impegno preso, ma non era il momento di fare un'intervista, neanche di parlare di elezioni e di politica, rispetto a quello che sta accadendo negli ultimi giorni. E devo dire la verità, mi sento un poco giù rispetto, anche perché negli ultimi giorni sono venuto meno una serie di amici. Stamattina sono stato a un funerale, anche a distanza, di un amico, Alfredo Mare, ieri Gerardo Vagliano, l'altro giorno il papà di un caro amico, Carmine Lupo. Tutto quello che ci circonda, tutto quello che sta succedendo, è un momento difficile. Difficile la zona rossa, però dobbiamo andare avanti. Assolutamente sì. Quindi rispetto a cosa è cambiato, se non sbaglio, alla domanda che hai fatto. Sì, la domanda era se questo per qualcuno è un bene, no? Perché magari hanno il tempo di progettare, di riprogrammare. Io faccio le solite valutazioni rispetto. Per me non è successo niente, non cambia niente. Cambia soltanto di dover riprendere, continuare, perché comunque in questi giorni con la pandemia e con la zona rossa siamo fermi, anche perché proprio per questo motivo c'è stato lo slittamento delle elezioni. Esattamente. E quindi noi continueremo appena è possibile con per io che ho a che fare con le persone, che la mia campagna elettorale è impostata sul porta a porta, è impostata sulle persone, sul marciapiede, trovo più difficoltà. Però penso che alla fine questa pandemia, ci auguriamo che nel giro di 2-3 mesi vaccineranno tutti, e quindi il tempo c'è, perché stiamo parlando di 7-8 mesi, se la data è ottobre, tempo c'è per fare campagna elettorale. Per me non è cambiato proprio niente. Per te non è cambiato assolutamente niente, quello che facevi continui a fare. E un po' di cose, diciamo, invece in giro ci sono state, insomma, rispetto alla questione della zona rossa sono d'accordo con te, ma è anche vero che dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare ai prossimi 5 anni. Assolutamente. Quindi, nel limite delle nostre possibilità, continuiamo a fare la campagna elettorale. Noi continuiamo ovviamente a fare informazioni. Certo, oggi devo dire ci siamo svegliati con una tristissima notizia, insomma, un incendio che ha visto coinvolto questa villetta a Serroni, questa badante che ha perso la vita per salvare i due nonnini, insomma, e queste sono notizie che noi non vorremmo mai dare. Mai sentire. Però facciamo informazione, quindi anche in questo periodo di zona rossa continuiamo a farlo. C'è stato qualche giorno fa la presentazione del candidato sindaco Antonio Visconti per quanto riguarda la coalizione del centro-sinistra. È un tavolo a cui hai partecipato anche tu?
Io non ho partecipato a nessun tavolo, assolutamente. Nel senso ti hanno chiamato, insomma so che hanno provato un po' a chiamare anche altre forze. Assolutamente, non mi ha chiamato nessuno. Ufficialmente non sono stato chiamato da nessuno. Senti, ma al di là voglio faccio un passo indietro rispetto a quello che abbiamo dato prima, abbiamo detto prima rispetto alla campagna elettorale. Sì. Sicuramente la mia campagna elettorale non è quella là dei manifesti. Già vedo sulle vie della città grossi manifesti. Ma la mia campagna elettorale è un altro tipo di campagna elettorale. E la campagna elettorale dei Battipagliesi e di Battipaglia. Rispetto alla candidatura di Visconti o la candidatura di questo pseudo centrosinistra, perché io voglio essere spiegato una volta per sempre, il centrosinistra e il centrodestra. Ma pure sto centro. No, io vorrei essere spiegato, perché mi sembra che da mesi, da anni, non esistono più questi partiti. Allora, le coalizioni, al di là, non vengo qua a fare il politologo rispetto al governo, rispetto alle varie coalizioni che hanno sostenuto il governo italiano, giallo-rosso, rosso-nero e verde-azzurro, ma rispetto a questa coalizione di centrosinistra o quella che verrà di centrodestra, io una cosa so, sempre vivendo nella città, che non si fanno assemblee di partiti da anni, non ci sono iscritti, quindi tutti i partiti per quelli che restano sulla carta sono tutti che vengono nominati dei commissari. Quindi quando parliamo di coalizioni di centro-sinistra, chiamiamolo diversamente, dico io, è una coalizione di una serie di simboli che si sono messi insieme, una serie di persone per portare avanti un progetto. Tu dici alla fine sono simboli vuoti? No, non mi perdevo. Non è un problema mio se sono vuoti o sono più. Abbiamo 6 mesi di campagna elettorale, hanno tutto il tempo per riempire i contenitori. Certo. Ma vale per tutti. La cosa che mi fa piacere è che c'è un altro candidato. Quindi siamo arrivati oggi ufficialmente a 4 candidati. E mi fa piacere un'altra cosa, che è quello che sto dicendo da tempo. Dopo 4 candidati chi hai eliminato allora? Non ho eliminato nessuno, Liguri, Mirra, Visconti, Francese. Al momento non ho eliminato nessuno. Tozzi, Zara. Ma no, ufficialmente sono candidati ufficiosi, ma non mi sembra, non voglio sbagliarmi, me ne guarderei, non hanno ufficializzato la candidatura con conferenza stampa. No, perché il tavolo provinciale ancora dico con conferenza stampa. Bene, verranno, io mi auguro che ne verranno altri 2 o 3, più sono e meglio è. rispetto a 4, io una cosa devo dire, ben venga, se gli altri 2 o 3 candidati escono altri giovani, è quello che sto dicendo io da tempo, che di mettere in piedi una nuova classe dirigente. Quindi la candidatura di Visconti, che è un quarantenne, è una nuova classe dirigente. Ma veramente mi fa. Quindi sei contento? Sono contento, mi farebbe piacere all'indomani di ottobre. Io sono uno che domani, se divento sindaco, li chiamerei subito come nuova classe dirigente a stare con me per governare la città. Proprio pure Mirza, i nuovi. La nuova classe dirigente. Perché dobbiamo costruirla, Battipaglia ne ha bisogno. Dice Vincenzo Marchesano: ciao Alfredo, io sono un ragazzo di 17 anni che vivo a Battipaglia da sempre. Ti volevo chiedere, nel tuo programma hai qualche progetto anche per noi ragazzi giovani? E Luigi da Campora dice: una bella domanda che vorrei che tutti i giovani facessero. Quindi abbiamo qualche progetto all'interno del programma elettorale anche per i giovani? Ma penso sia un po' tutto proiettato sarebbe, ai giovani. È scontato dire di sì. Invito a Marchesano, che fa la domanda, se ha delle idee di dirmele, perché io le accetto, perché la campagna di ascolto continua, perché abbiamo ancora più tempo per mettere nel programma altre idee che verranno dai giovani. Esatto, quindi c'è un'apertura da Ma l'apertura c'è a tutta la gente comune, ai giovani, alle donne che vogliono parlare con me. Sono a piena disposizione di parlare, e tutte le idee che verranno, che sono fattibili, non da mettere solo sulla carta, che hanno la possibilità di portarle avanti, perché ritengo mettere una cosa in un programma e poi non farla, oppure incominciare a parlare di cose che stanno sulla luna,
è inutile mettere, se non è possibile portarle in 5 anni a conclusione. D'accordo, invece per quanto riguarda appunto Visconti, no? Poi qualcuno, diciamo qualche rivale dice ma sono compatibili i ruoli da candidato sindaco a presidente dell'ASI? Guardate, beh, è una polemica che non la farei neanche, perché nel mio stile non sono abituato a fare polemica. Io quando mi sono candidato per la prima volta a sindaco ero direttore generale del consorzio di farmacie. La legge diceva che risultavo incompatibile, 3 mesi prima mi sono dimesso. Forse qua non c'è l'incompatibilità, forse no, perché il comune di Battipaglia non è socio dell'ASI. Per un fatto di opportunità, c'è una forma rispetto al consorzio, ma è una scelta sua. Io non sto qua a fare una critica o a polemizzare rispetto alle dimissioni di Visconti. Certo. Visconti è una persona intelligente, preparata, che è in grado di stabilire se si deve dimettere o no. Per opportunità io gli consiglierei di dimettersi. Cioè, se fossi tu al suo posto, come hai fatto in passato, mi sarei dimesso. Anche se io mi sono dimesso perché c'era c'era l'incompatibilità. Qua forse non c'è. Non lo so, credo di no, glielo chiederemo. Io dico le cose come le penso. Senti, invece che cosa pensi, quindi di Visconti, insomma, hai detto, è giovane, lo prenderei anche a lavorare lavorare in comune, intendo, al tuo fianco come sindaco, assolutamente, ecco. Sì. Anche perché mi sembra che ha lavorato bene come presidente del consorzio. Ma penso anche io. Sto parlando bene di un mio avversario. Persona preparata sicuramente. E invece per quanto riguarda la sindaca? La sindaca. Non mi fare questa faccia. Guardate, la domanda sulla sindaca. La polemica la faremo più in là, perché facciamo una polemica oggi 7 mesi. La sindaca ha ancora 7 mesi e sono tanti per fare ma io mi ricordo che alcuni sindaci si candidano nel programma Farò nei 100 giorni questo. Non ne ho sentito agliose negli anni passati. È vero, lei ha 6 mesi per portare avanti tanti di quei processi che non sono stati fatti, c'ha 6 mesi, può fare tutto. Lei farà la campagna elettorale per altri 6 mesi in carica di sindaco, quindi ha tanto tempo. Per quanto riguarda le altre cose fatte o non fatte, ci sarà un altro momento per parlarne. Ne abbiamo da dire sulle attività della sindaca uscente. Beh, sicuramente troveremo, almeno da quello che ha raccontato appunto la francese, un comune più libero dai debiti, no? Lei lo dice sempre questo aspetto, e questo potrebbe consentire sicuramente di lavorare in maniera più serena sulle manutenzioni, sui lavori pubblici, insomma su tutte quelle cose di cui le persone attualmente hanno più bisogno, la sicurezza sulle strade. Ci auguriamo che quello che dice sia vero. Verremo qua con le carte, con le famose carte, con la situazione debitoria e creditoria del comune di Battipaglia rispetto al piano di risanamento, nella speranza che rimane la stessa cifra stanziata dal governo rispetto al ripiano di tutti i comuni che stavano in predissesto. Per quanto riguarda questa cosa qua. Senti, questa storia dell'ospedale, che ne pensi? Questa cosa dell'ospedale, io assolutamente non sto qua a contestare la sindaca francese, io ho un altro stile, un altro metodo. Rispetto alla situazione dell'ospedale di Battipaglia, guardate, io perché qua non si capisce, io sono stato sindaco dal 2002 al 2006. Io ho fatto un passaggio di giunta dell'amministrazione di Sant'Omaro nel 2010. Sono 10 anni, sono 11 anni. La situazione dell'ospedale di Battipaglia è una situazione non di oggi, di ieri, di l'altro ieri e di anni, rispetto a come è andato decrescendo l'importanza del comune di Battipaglia. Sotto tutti gli aspetti, dalla manutenzione alla mancanza di personale, rispetto a servizi che ci stanno a deboli, oggi c'è tutto a deboli a Battipaglia. No. E allora, rispetto a un'attività, oggi era già convocato il distretto sanitario dei sindaci del comune di Battipaglia e Bellissoli, quello si può insediare giorno per giorno, quotidianamente, sono a 3 passi. E allora, rispetto a una serie di attività da fare, io avrei fatto prima una serie di attività e passaggi
arrivare in regione oppure intervenire sul, quando si fa il piano ospedaliero, ci sono le sedi e i momenti di intervenire su una serie di criticità che c'ha l'ospedale di Bertolini. Rispetto alla problematica non è seria, è serissima. Rispetto a fare l'azione di incatenarsi, io dico, se incominciamo a prendere la fascia e ogni criticità ce la mettiamo, ognuno ha un suo stile e il suo metodo, è un suo modo di fare, lo faccia. Io prima di arrivare alla criticità cercherei di arrivare a risolvere il problema con gli atti conseguenziali alla problematica. Certo, anche perché poi bisogna vedere se si raggiunge l'obiettivo, che è la cosa più importante. Purtroppo dopo aver fatto 10 incontri, 11 incontri, se non si perseguita l'obiettivo, da stamattina, oggi c'è stato il distretto, non lo so che è successo, da domani mattina il problema bisogna rincorrerlo giorno per giorno. Senti, Massimo Pro Battipaglia, io ovviamente leggo, lo dico a chi è a casa, solo le domande, le polemiche e quant'altro non mi interessano, non mi hanno mai interessato. Ma io non sono tipo che faccio polemiche. Dottoressa Sica, buon pomeriggio a te Massimo. Potrebbe porre la domanda ad Alfredo Liguori se rimarrà civico oppure se troverà terreno fertile a destra o a sinistra con i partiti e accetterà la candidatura. Ma io penso che è facile la risposta. Cioè lui dice rimarrai civico o eventualmente qualcuno di destra o di sinistra ti farà una proposta e tu l'accetterai a sinistra, io la tolgo da mezzo. No, non posso rispondere. Io rimarrò civico. In questi mesi, rispetto all'evoluzione dei movimenti politici che ci saranno, io ho parlato di centro-sinistra, ma dato che per me non è un centro-sinistra, ci saranno una serie di persone che usciranno da questo pseudo-centro-sinistra e vogliono far parte della mia squadra. Le porte sono aperte. Ah, io faccio proprio un appello, e questo vale anche per quelli che non concordano. Perché guardate, c'è gente che non è d'accordo da una parte e dall'altra. Io faccio proprio un appello a queste forze, fermo restante che rispetto le ideologie delle persone, rispetto a quello che vogliono apportare, io sono aperto a tutto. Stavo vedendo un attimo su Facebook, quindi in questo momento questa è la situazione, e a parte che non è cambiato niente. Appunto, non è cambiato niente. Invece per quanto riguarda la realizzazione delle liste, com'è la situazione? Perché molti sento dietro le quinte che mi dicono anche degli altri. Ma io posso fare non una è semplicissimo. Posso fare una confessione, una confessione assolutamente, anche perché guardate, la difficoltà di trovare persone che si vogliono candidare oggi è una difficoltà che vale per tutti. Io lo dico come noi candidati, quando ci apprestiamo a una campagna elettorale, che facciamo? Prendiamo i risultati dei candidati delle elezioni precedenti. Io ho fatto la stessa cosa. Io ho preso le persone che avevano preso da 50 voti fino a 250, non quelli che avevano preso 500 voti, quelli là non li ho interpellati, che noi sappiamo che quello è un altro genere, esatto, di candidato che aspetta per vedere dove c'è, esatto, il cavallo vigente, dove questo fa parte della politica del nostro paese. Ma un po' di tutti, secondo me. Ma io parlo del mio paese. Rispetto a queste persone qua, io ho intervistato, ho parlato con un sacco di persone, il 90% delle persone che si è candidato 5 anni fa di questa entità, posso usare la parola, è schifato proprio dalla politica, è schifato, non ne vuole proprio sapere. Però dobbiamo dirci pure la verità, ma noi stiamo attraversando il periodo più peggiore della nostra vita. Lo dico, io non lo so se gli altri candidati stanno prendendo coscienza, ma lo dico veramente, e li invito a prendere coscienza di che cosa sta vivendo la gente e le famiglie di Battipaglia. Qua c'è gente che non può fare la spesa, c'è gente che è ammalata, c'è gente che non può pagare il tampone, non che non c'è l'usca che li dà, ma per arrivare all'usca, per velocizzare rispetto alla problematica, certo, dell'ospedale che dibatti. Qua ci sono problemi seri, se la povertà si allarga sempre di più, ma non è una cosa che sentiamo nazionale. Io la sento perché vivo la gente, però rispetto agli altri candidati sono quello più avvicinabile
più avvicinabile, più veloce. Alfredi, tengo questo problema. Alfredi, questo, ma ce ne sono tanti e tanti. Non parliamo della disoccupazione, è un morire. Allora, poi non funziona, nella nostra città l'ordinario non sta funzionando. Non sta funzionando da tempo. C'è anche il momento che la gente si lamenta, ma non, le cose non funzionano. Allora rispetto a tutte queste cose qua, oggi già mettersi in moto e assicurare l'ordinario e andare incontro a tutte queste problematiche, c'è tanto da lavorare. Che io quando sento gli altri parlare, dico scendete in piazza, parlate con la gente. Parlate con i commercianti. Questa è un po' stata sempre la tua forza, no? Non è la mia forza, no, non è neanche la mia forza, è il mio modo di vivere, è il mio modo di essere, è il mio modo di fare. Sarà sbagliato, questo sono e questo è. No, ma più che altro il confronto diretto con le persone ci fa capire, no? Ci fa prendere veramente coscienza di quella che oggi è la situazione. L'hai detto bene, questo è il periodo peggiore della nostra vita, perché insomma, ma non solo il Covid ha reso tutto veramente terribile, però ma già venivamo esatto, da una situazione difficile, in cui non c'è proprio fiducia nelle istituzioni, no? Vediamo veramente la magistratura che a ogni momento indagati, misure cautelari, eccetera. Quindi sono momenti difficili, gli anni nostri, io mi auguro che ritorneranno. Ma noi abbiamo vissuto in anni diversi. Chi è questo? Allora, Josef Ben Ottman. Ti stimo tanto perché il tuo parlare è fondato dal fatto che tu vivi la nostra città, andiamo avanti. E quindi insomma sicuramente questo è un incoraggiamento. Allora Alfredo, quindi io ti ringrazio di aver ricevuto nonostante le problematiche oggi, ma avresti creato un problema anche alla televisione. Ma assolutamente, persona seria, data la tua disponibilità, sono venuto veramente perché era un impegno che avevo preso. No, poi ci tenevo oggi a ricominciare. Ma non era, no, però non è, io penso che questi 15-20 giorni di zona rossa dobbiamo farli perché c'è ancora gente in strada. Allora cerchiamo di farli per bene. Verranno i tempi migliori, ce l'auguriamo. Per Battivaglia. Esatto. Grazie ad Alfredo Liguori, sì, grazie mille. Allora, noi andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo perché ovviamente abbiamo ancora un altro ospite e continueremo a parlare anche di politica, cambiando città. A tra poco. Posso...